Buona giornata da Leonor. Allora, questa stesa si chiama Runewax, è una stesura runica specifica per determinare il tipo di negatività su di una persona, in questo caso Kate Middleton. Questa stesura l'ho fatta logicamente in seguito a valutazione Rider-Waite, Thought, Cera, insomma, per avere le conferme di ciò che ha questa donna. Allora, la stesura mi conferma, abbiamo Agalas e abbiamo Otala. Importante questa coppia perché mostra che la fattura risale a qualche anno fa e così è, perché lo dicono sia le carte che i defunti a cui appunto ho chiesto di questa persona. Poi abbiamo, seconda fila, chi ha fatto questo lavoro. Abbiamo di importante Teivas, che mostra che è stata svolta da un uomo e questo uomo è il praticante appunto a cui si è rivolta la Megan e io vi mostrerò appunto le scritture con ciò che è stato svolto su di lei e sono veramente molto importanti e interessanti perché appunto in questo caso Bilancia mi ha spiegato tutta la situazione, ciò che era mostrata dalle carte, lui l'ha proprio mostrata in modo totale. E poi abbiamo, ultima riga, il mezzo con cui è stato fatto questo lavoro e abbiamo un'altra conferma perché abbiamo Feku, è stato un oggetto, qualcosa di proprietà di Kate, comunque contenente il suo biomateriale. E quindi diciamo questo è stato il mezzo per farle arrivare negatività, però poi a posteriori, dopo aver parlato anche con i defunti, mi è stato detto anche che oltre a questo sono state usate anche foto, eccetera, fornite a questo praticante attraverso una persona che lavora anche a stretto contatto con i reali. Quindi questo è quanto e abbiamo un'altra conferma riguardo appunto a ciò che ho visto in tutte le stesure precedenti, ciò che anche hanno detto i defunti. Quindi questa persona, se appunto non verrà pulita, penso non succederà perché ormai è gravissima, morirà.